Signore e signori, buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Alessia e questo è un canale dedicato a tantissimi argomenti diversi e oggi andiamo a parlare di Trentino Alto Adige, nello specifico più verso l'Alto Adige oggi. Vi porterò un po' in giro, quindi sarà anche una parte di vlog, diciamo un video un po' diverso dal solito. Andiamo a parlare di storia, quindi ci ricolleghiamo con la storia del Trentino. Prima di iniziare però volevo andare a ringraziare il signor Giulio, che è un artista locale che mi ha regalato questo meraviglioso, aspettate che vi inquadro, questo meraviglioso set di stelle alpine fatte a mano, e è veramente bello prima di tutto perché, vabbè, questo qua è una cosa che viene fatta spesso, che trovate in tutti i negozietti per turisti, però è molto bello riceverlo poi dalla parte di una persona che l'ha fatto a mano e soprattutto con grandissima cura, quindi c'è tutto il lavoro di scelta del tipo di legno da utilizzare. Poi sono bellissime le fagiole messe qua in basso per creare un po' di atmosfera, e poi è un bellissimo paesaggio montano, quindi ringrazio il signor Giulio. Detto questo, andiamo subito a parlare del video di oggi. Oggi vi porto a vedere gli omini di pietra in Val Sarentino. Dal punto di vista della camminata non è molto bella perché è tutta scoperta. A me piacciono le cose dove ci sono tanti alberi in modo da non bruciarmi, perché come sapete sono bianca e essendo bianca tendo a diventare color bordeaux al primo raggio di sole, ecco. Quelle lì, le maddalene, quelle cristine. Cima, quindi al termine del percorso, ci sono questi cumuli di pietra che in realtà è molto interessante perché non sappiamo a cosa servissero. Si chiamano gli Stuana Mandl, che non so cosa significhi, immagino che sia il dialetto locale o qualcosa mutuato dal dialetto locale, che la cui traduzione è ufficiale, o gli omini di pietra, anche perché sono molto simili a quelli che dopo vengono utilizzati per definire i sentieri, quindi gli omini che vengono usati per indicare i sentieri. E si trovano tutti però su questa altura. È una cosa che volete, aspettate che adesso vi recupero, si trovano, sono molto grandi, infatti dice ad altezza d'uomo, aspettano e si lasciano ammirare. Protocolli del tribunale del 1540 testimoniano che tra le figure di pietra danzavano le streghe e veniva celebrato il demonio. Ognuno ha il beneficio del dubbio. Quindi da un lato vediamo questa cosa che è sempre interessante, della cosa misteriosa che viene associata al demonio, che poi è quello che succede in tantissime delle nostre leggende. E la cosa curiosa è che non ho trovato una leggenda specifica, però so che ci sono tra voi degli appassionati di leggende, per cui se qualcuno conosce la leggenda degli omini vi chiedo gentilmente di segnalarmela qua sotto, di inviarmi il link.
Ma quale favorita? Se il video non vi è piaciuto, pollice in giù. Se il video vi è piaciuto, pollice in su. In entrambi i casi fatemi sapere perché. Approfittate dei commenti, come dicevo prima, per segnalarmi informazioni ulteriori riguardo a questo argomento o per raccontarmi esperienze simili o altri posti simili in giro per tutta Italia o per tutto il mondo che voi conoscete. Sapete che sono cose che mi affascinano e mi piace sempre andare a scoprirle. Voi sapete che nei prossimi giorni torneremo ad affrontare tantissimi argomenti diversi, per cui se vi piace essere portati in giro, tornate comunque almeno una volta al mese, perché da qualche parte vi porto sempre. E se queste sono cose che vi possono interessare o vi piace sentire la sottoscritta chiacchierare, vi consiglio di andarvi ad iscrivere al canale e di cliccare la campanella per essere sicuri di ricevere tutte le notifiche. Con questo io vado effettivamente a concludere. Noi ci sentiamo tra qualche giorno con un nuovo video. Nel frattempo auguro a tutti una buona giornata.